Buonasera, secondo e ultimo appuntamento con la campagna sociale Incontinenza e Stomia. Siamo il Comune di Treviso in Sala Razzi, questa sera con noi, ancora una volta protagonista l'equipe del centro di terzo livello dell'incontinenza e stomia dell'ospedale Cafoncello. ULSS2 in collaborazione con il Comune di Treviso per questa campagna che vuole sensibilizzare con due incontri. Nel primo ci siamo focalizzati sul il tema dell'incontinenza, le problematiche connesse, il percorso da fare e quindi la guida del paziente. Oggi invece ci concentriamo sul paziente stomizzato. Prima di entrare e di presentare gli ospiti, passo la parola per il saluto da Sala Razzi al sindaco di Treviso, Mario Conte. Beh, buonasera a tutti, tolgo anche la mascherina, rubo proprio pochi minuti perché poi il tempo lo lasceremo al dottor Santoro, a tutta l'equipe che porterà avanti questo secondo incontro di sensibilizzazione in questa campagna sociale che vede il Comune di Treviso affiancarsi all'azienda sanitaria nell'ennesimo progetto, direi, di collaborazioni tra istituzioni per il bene della nostra comunità. Io non entro ovviamente nel merito della tematica perché poi lasceremo gli approfondimenti del caso a tutta l'equipe, però devo dire che sono davvero orgoglioso di rappresentare un comune e quindi ringrazio l'assessore Gloria Tessarolo che sa farsi interprete di quelle che sono le esigenze della comunità, degli aspetti sanitari e soprattutto sa dialogare in modo così proficuo con l'azienda sanitaria diretta dal direttore generale Francesco Benazzi, che ringrazio. Perché credo che laddove ci sia da collaborare, intraprendere un percorso condiviso, aiutarsi, sostenersi, il tutto per il bene della nostra comunità, ma soprattutto di quella fascia di cittadinanza che magari o ha dei problemi o sta vivendo delle debolezze, delle criticità che possono essere temporanee, è giusto che le istituzioni facciano squadra, facciano rete e soprattutto portino avanti delle progettualità condivise. Quindi io da questo punto di vista sono davvero orgoglioso per questa sensibilità che giorno dopo giorno cresce e credo che questa sia la strada giusta perché i cittadini abbiano sempre più fiducia e rispetto delle istituzioni che troppe volte, magari non tanto qui, ma in Italia, hanno un po' deluso da questo punto di vista. Quindi grazie davvero di cuore a tutti. Chiedo scusa se nel primo incontro non sono riuscito ad intervenire, però purtroppo gli impegni in questo periodo particolarmente delicato tra i tamponi, la pandemia e soprattutto il piano vaccinale per noi sindaci sono davvero tanti, però credo che anche in un momento così importante e così delicato e così faticoso sia fondamentale continuare anche quelle campagne sociali che riguardano altri tipi di criticità, di problemi e soprattutto riguardano una fascia di cittadinanza che rischierebbe, se no, in questo momento di sentirsi un po' trascurata nonostante i problemi in realtà non si ferma. Quindi grazie davvero di cuore, auguro un buon lavoro a tutti e speriamo di rivederci in un'altra campagna, in un'altra iniziativa, perché tanto sono davvero innumerevoli e noi ci saremo sempre al fianco dell'azienda sanitaria. Grazie al sindaco Mario Conte, correttamente le cose non si fermano, la prevenzione è importantissima, è importante riflettere, spesso combattere lo stigma, combattere la vergogna, soprattutto in questo frangente, quando parliamo di incontinenza, quando parliamo di stomia, invece bisogna anche capire come convivere poi con la rinascita in qualche modo, perché il paziente stomizzato ha la possibilità di affacciarsi ad una nuova vita che però va gestita e va gestita consapevolmente. Con noi questa sera abbiamo nuovamente il dottor Santoro, responsabile del centro di terzo livello dell'incontinenza e stomia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, che saluto e ringrazio per la presenza. La dottoressa Fanny Guidolin, team leader degli enterostomisti dell'equipe. E poi abbiamo la presidente dell'Associazione Incontinenti e Stomizzati della Regione Veneto, Antonella Trolise. E io partirei proprio dando la parola alla presidente dell'Associazione. Capovolgiamo un po' l'ordine canonico degli interventi e partiamo dai pazienti, partiamo dalle persone, dai pazienti che in qualche modo non smettono mai di essere pazienti, ma in realtà escono dall'ospedale e vogliono riappropriarsi della loro vita. Come fare?
Qual è il compito dell'associazione? Come vi state muovendo? Prego, a lei, Presidente. Grazie a tutti, ringrazio in particolare il sindaco, dottor Conte, e lei, dottoressa Pesarolo, perché mi avete accolto in questa casa comune, che è la casa dei cittadini, e ringrazio anche il dottor Santoro di avermi dato l'opportunità di partecipare a questo evento che per la nostra associazione è la prima volta. Sarà molto semplice. Quando io presento il mio biglietto da visita, dove si rileva chi sono e di chi mi occupo, incontinenti, stomizzati, io per prima rido un pochino da sola, ma emerge in maniera importante in quel momento il senso e il valore del nostro associazionismo. Ovvero, la prima cosa importante per noi è abbattere il problema creato dall'incontinenza e dall'astomia. Questa è la cosa più importante per noi. Quelle barriere sociali e mentali, soprattutto che si creano i pazienti stessi, e relativamente appunto alla loro condizione personale. Ecco, questo è il punto, che anima tutto il nostro associazionismo e i numerosi volontari che si dedicano. Che si dedicano a questo. C'è una slide prima. Nessun problema. Allora, come è strutturato il nostro associazionismo? ASVE regionale rappresenta tutte le associazioni del territorio Veneto. Prima di noi c'è la FAIS, che è l'associazione italiana, che poi spiegherò un po' più avanti. Di che cosa ci occupiamo come associazione regionale? Per far sì di creare una carta dei servizi delle nostre associazioni. Facciamo un tipo di lavoro sul territorio, esattamente quello che sto cercando di illustrare qui. Le nostre associazioni provinciali, quindi Padova, Rovigo, Treviso, Belluno, Verona, Vicenza, cercano in qualche modo di creare sinergie sul territorio insieme alle ULS, ai comuni e alle aziende, con l'obiettivo appunto di creare una carta dei servizi delle associazioni che permetta a queste associazioni di poter dare dei servizi ai cittadini che hanno questo tipo di problema, non so, delle sale di ritrovo attraverso le convenzioni con i comuni, le convenzioni con le ULS per ricevere i pazienti e gli stessi soci all'interno dell'azienda ospedaliera, ad esempio Treviso è una di quelle che ha la sua sala riservata, la sua convenzione con l'ULS. La stessa cosa a Padova, la stiamo creando anche per tante altre realtà che abbiamo sul territorio. Facciamo anche associazionismo con le aziende perché ci aiutino a portare avanti tutte le problematiche che si rilevano nel gestire gruppi di persone, quindi per poter dare dei servizi maggiori ai pazienti. Nello specifico, che cos'è questa carta dei servizi che creiamo attraverso l'associazionismo? Abbiamo queste sedi di incontro e reperibilità per dare le informazioni e indirizzare correttamente i cittadini alla soluzione dei problemi quotidiani inerenti alle loro condizioni. Segnaliamo agli enti preposti le disfunzioni nell'erogazione dei servizi, esempio i presidi consegnati in ritardo o non conformi alle necessità. Organizziamo attività per formare e aggiornare i cittadini su più svariati argomenti, tipo appunto l'incontinenza, l'astomia, parliamo di alimentazione, di presidi, di diritti legati anche alle tematiche del lavoro. Cosa ha diritto uno stomizzato nel suo ambito lavorativo?
E quindi andiamo a toccare anche gli aspetti legislativi. Attività di auto mutuo aiuto. Ecco, questa è presente a Treviso, è presente a Padova, la stiamo implementando un po' in tutte le altre realtà perché abbiamo visto che è un sistema meraviglioso per rispondere alle necessità delle persone. Il poter condividere le problematiche comuni, potersi confrontare con gli altri pazienti è una cosa fondamentale per il proprio benessere psicofisico, per condividere una realtà che spesso non viene accettata. Facciamo questi auto mutuo aiuto con il supporto di uno psicologo dove è presente o in altre modalità con un facilitatore. Ecco, e poi tra le altre cose abbiamo delle attività ludiche per promuovere il confronto e aggregare maggiormente gli associati. Questo è quanto facciamo. Quindi faremo molto presto anche delle attività legate sempre all'auto mutuo aiuto che vediamo funziona molto molto bene. Che altro facciamo? Collaboriamo con la FAIS, che come dicevo è la nostra associazione nazionale che si focalizza a garantire il livello istituzionale tutti i diritti dei pazienti incontinenti stomizzati e cerca di far sì che si creino associazioni in tutto il territorio italiano per poter garantire un'omogeneità su tutto il territorio. Ecco, quest'anno e l'anno scorso è stato un anno un po' particolare per il Covid, però siamo sempre in contatto con i nostri associati, anche telefonicamente, quindi se rilevano problemi di difficoltà sul territorio dove si trovano, portiamo a conoscenza gli enti queste problematiche e per trovare delle soluzioni. Cerchiamo il colloquio con le ULS affinché vengano implementati i servizi non ancora disponibili o per migliorarne l'efficienza e tutto questo perché ce lo chiedono gli incontinenti estomizzati che sono oggetto del nostro associazionismo. Qui ho fatto uno schema di dove ci sono le associazioni provinciali che fanno capo all'AISVE, che potremmo lasciare eventualmente alla fine di tutta la situazione se qualcuno vuole prendere nota della quella di riferimento, facendosi una fotografia. E per quanto mi riguarda è tutto. Allora. Grazie mille Presidente, senz'altro io credo che dopo magari rimanderemo la slide e comunque ricorderemo i contatti perché è importante riuscire proprio a creare un contatto diretto con l'associazione favorendo così un canale privilegiato di confronto da un lato e anche di sostegno laddove fosse necessario averlo. Do intanto una nota tecnica anche per chi ci segue, c'è la possibilità di scrivere direttamente eventuali quesiti che sorgessero nel corso degli interventi nella chat del canale YouTube, quindi le scrivete poi noi sottoponiamo direttamente ai nostri relatori che sono comunque a disposizione eventualmente se invece i quesiti nascono dopo, mandate pure una mail all'assessorato al sociale del Comune di Treviso e noi sarà nostra cura farla avere direttamente al dottor Santoro. O eventualmente all'associazione in modo che possiate ricevere risposta anche postuma. Passerei proprio la parola al dottor Santoro, responsabile del centro di terzo livello, un'eccellenza italiana, un'eccellenza tutta trevigiana, portata ad esempio anche a Roma in piena pandemia, diciamo, perché l'inaugurazione del centro è stata praticamente seguita purtroppo dalla pandemia, però ecco un vanto per il nostro territorio, ma soprattutto una risorsa molto utile grazie alla preparazione del dottor Santoro e della sua equip. Quindi passo la parola a lei per il suo intervento. Grazie. Buonasera, Assessore, grazie ancora per averci dato la possibilità di essere qui questa sera.
Un ringraziamento al sindaco Mario Conte per le belle parole che ha detto. La nostra presenza qui rientra in quello che è l'attività che lei svolge, assessore, che è al sociale e alla disabilità. E allora questi pazienti con incontinenza, di cui abbiamo parlato la volta precedente, e questo mia, sono dei pazienti che hanno una serie di problematiche estremamente importanti. E quindi quello che noi facciamo qui questa sera, l'obiettivo di questa campagna sociale è proprio confermare che la USL 2 Marche Trevigiana è al fianco dei pazienti che hanno bisogno e dà una risposta alle loro problematiche, alle loro difficoltà, alle loro necessità di cura. Voglio infatti portare i saluti del direttore Francesco Benazzi, che questa sera non è potuto essere in presenza, la volta precedente invece lo era, ma che poi sentiremo in un video con un intervento che farà. E a questo punto io partirei con delle mie diapositive. Per dire che cos'è un'ostomia, perché probabilmente non tutti sanno cosa vuol dire un'ostomia. Ostomia è un termine che deriva da una parola latina che è bocca. L'ostomia è una diversione di un sistema che può essere quello dell'intestino o quello delle vie urinarie, che usa una via diversa rispetto alla via naturale. Per cui un paziente con una ostomia intestinale avrà una diversione del materiale intestinale direttamente attraverso la parete addominale, mentre un paziente con ostomia urinaria avrà una diversione delle urine direttamente attraverso la parete addominale e non per la via naturale che è quella della vescica. Perché si fa un'ostomia? Beh, ci sono tanti motivi per cui si fa un'ostomia. Molti di questi sono legati a patologie tumorali, a patologie oncologiche, per cui sono da asportare degli organi e non è possibile ricostruirli con le vie naturali, per cui è necessario costruire un'ostomia. Ma ci sono anche delle situazioni legate a patologie benigne, quali nell'intestino alle malattie infiammatorie, alle malattie diverticolari, alle situazioni, ad esempio, di traumi, di urgenze, nelle quali delle perforazioni dell'intestino impediscono di ricostituire subito la continuità intestinale, per cui si rende necessaria un'ostomia. Per cui un altro concetto fondamentale è che il paziente con un'ostomia può avere un'ostomia che sia temporanea e che quindi dopo un certo tempo verrà tolta, e quindi verrà ripresa la via naturale, oppure un'ostomia in alcuni pazienti può essere anche definitiva, cioè per tutta la vita. Quando si parla di ostomia, molte volte i pazienti parlano di avere il sacchetto. Il sacchetto che cos'è? È un collegamento di un sistema di plastica allo stomaco, in modo tale che quello che fuoriesce dallo stomaco venga raccolto in questo sacchetto, che poi appunto viene sostituito e cambiato dallo stesso paziente, oppure talvolta dai familiari, nel caso di pazienti anziani. Ma che prevalenza c'è di pazienti stomizzati? Bene, in Italia abbiamo circa 100.000 pazienti stomizzati e la prevalenza 2020 nella Marche Trevigiana è di circa 1.200 cittadini con stomia. Stomia, il sacchetto, senz'altro c'è un impatto drammatico sulla qualità di vita di un paziente. Mi trovo molte volte ad affrontare questo problema con i pazienti, dobbiamo chiedere il loro consenso a fare questo tipo di intervento. E molte volte questi pazienti a cui viene prospettato questo tipo di intervento, restano davvero disorientati, spaventati da questo tipo di situazione, che vuol dire un cambiamento radicale di una loro conformazione anatomica, di una loro normale configurazione.
Quindi c'è tutto un lavoro dietro che noi facciamo anche attraverso la presenza di uno psicologo all'interno del nostro team che spieghi, che aiuti, che dia conforto al paziente. E qui mi allaccio all'importanza enorme dell'associazione dei pazienti, perché anche in ospedale vengono dei rappresentanti delle associazioni in modo tale da incontrare i pazienti, da offrire loro la loro esperienza e fargli capire che l'astomia non è un problema che deve portare a una depressione, deve portare a una chiusura in se stessi, all'isolamento, ma l'astomia vuol dire un cambiamento certo importante della qualità di vita, ma ci si apre ad una nuova vita. E allora ecco perché voglio usare queste bellissime, io direi, fotografie che fanno parte di una campagna organizzata dalla FAIS. La FAIS è la Federazione delle Associazioni Incontinenti Stomizzati Italiana e ringrazio il presidente Pier Raffaele Spena per aver dato la possibilità anche a noi di usare questi slide questa sera. Perché, parafrasando il famoso sacco borsetta, queste persone con stomia hanno un sacco da raccontare. Quindi la stomia vuol dire certo un cambiamento di vita, ma apertura ad una nuova vita, che è pienissima di possibilità, di esperienze da fare, e quindi non vuol dire che il paziente con stomia è un paziente che ha la sua vita rovinata, ma un paziente che attraverso la stomia ha la sua vita salvata nelle situazioni di cui prima parlavamo. Ecco, vedete alcune esperienze, un sacco da raccontare di una persona che dice: la stomia mi ha salvato, sostituendo una parte del mio corpo che non poteva più funzionare. Sono stati gli anni più belli della mia vita e grazie a lei non ho dovuto rinunciare a nessuno dei miei sogni. Altra esperienza: è entrata nella mia vita come un fulmine a ciel sereno e mi ha insegnato che chiedere aiuto non è una debolezza, ma un modo per crescere. Ho ripreso a sorridere, a prendermi cura di me stessa e adesso ho un rapporto col mio corpo migliore che in passato. Ecco, io credo che davvero queste sono delle testimonianze importanti e quello che noi facciamo, quello che l'USL2 Marche Trevigiana ha fatto è di rispondere a questo bisogno di cura dei pazienti attraverso la costituzione di una rete aziendale per il percorso di cura dei pazienti stomizzati, che ha ripreso quello che è una delibera della Giunta regionale 1874 del 2017, dove si è approvato un nuovo modello organizzativo, un modello che funziona in rete. L'abbiamo già presentato la volta precedente, ma credo sia necessario riproporlo anche in questa occasione. Ci sono tre livelli di assistenza. Il primo livello è la base ed è quella offerta dai medici di medicina generale. È l'assistenza primaria. Sono i medici di medicina generale che offrono la prima assistenza ai pazienti, sia essi con incontinenza che con stomia. Dal primo livello si passa a un secondo livello di maggiore complessità, nei centri cosiddetti SPOC, dei distretti sanitari, dove i pazienti che hanno questo tipo di problematica possono essere presi in cura e a loro offerti una serie di accertamenti diagnostici e terapeutici. E poi infine il centro di terzo livello, che è quello di Treviso, dell'ospedale Hub, che è il centro di alta specializzazione. A Treviso afferiscono i pazienti che sono riferiti dal primo e dal secondo livello. E da Treviso noi appunto prendiamo in carico i pazienti che hanno maggior complessità per cercare di dare a loro una cura che nel secondo livello non è possibile effettuare. Quindi la rete funziona con questi tre livelli sinergici, per cui è necessaria una comunicazione tra questi livelli continua, perché dal terzo livello si può ritornare al secondo livello e dunque di nuovo al primo livello. Il nostro centro è stato inaugurato il 5 agosto del 2019 dal presidente Luca Zaia, presente la Lorenzin, presente il nostro sindaco, il dottor Conte, e il nostro direttore Francesco Bidazzi.
L'inaugurazione quindi è stato il primo passo, cioè solo il passo iniziale, da cui poi dopo è iniziata tutta la nostra attività che è stata messa a dura prova dalla pandemia, ma non ci siamo fermati, siamo andati avanti, il team degli enterostomisti è sempre andato avanti, non si è mai fermato, anche nei periodi di maggiore crisi. E adesso appunto che riusciamo a respirare un po' di più anche tramite la vaccinazione, appunto abbiamo ripreso una attività importante. Vorrei partire con un video, se è possibile, di presentazione del centro di terzo livello. Da incontinenza urinaria e fecale in Italia e 100.000 le persone. milioni sono le persone affette da incontinenza urinaria e fecale in Italia e 100.000 le persone portatrici di stomia. Nella sola regione Veneto più di 500.000 di persone sono affette da questo tipo di problematiche. Per rispondere a questa esigenza della popolazione di cura, la Regione Veneta e il suo presidente Luca Zaia hanno approvato nel 2017 un nuovo modello organizzativo, la rete regionale dei centri per la diagnosi, cura e prevenzione dell'incontinenza urinaria fecale e delle stomie. Il paziente arriva nel centro, viene valutato da un'equipe di diversi specialisti, insieme si decide il trattamento più adeguato e il paziente viene poi appunto avviato alle cure. Da questo tipo di problema dunque si può guarire, si può migliorare, si deve migliorare, l'importante è l'informazione e rivolgersi ai centri adeguati. Un vivo ringraziamento va alla Regione Veneto per aver ideato, pensato e inserito in una delibera il centro di riferimento regionale per i pazienti stomizzati di terzo livello che viene posto a Treviso. Questo grazie alla sollecitazione importante che viene dall'Associazione dei Pazienti. Questo centro diretto dal dottor Santoro e con un gruppo di persone qualificate di enterostomisti che sono coordinati da dottoressa Fanny Guidolin, è un gruppo che riceve sostanzialmente anche l'apporto ovviamente di altri specialisti della nostra US numero 2. Un gruppo preparato e qualificato che dà una risposta a 360 gradi ai bisogni di questi pazienti. Quindi un grazie vero e sincero a questi professionisti e continuo a ribadire un grazie alla Regione Veneto per aver pensato all'US di Treviso come centro di riferimento regionale. La nostra associazione FAIS cerca di dare una mano agli incontinenti e agli stomizzati per aiutarli a guarire, a migliorare o guarire addirittura della loro patologia. Per fare questo sta collaborando con il centro di terzo livello che è stato aperto da poco, prima in Italia, a Treviso, appunto perché abbiano un punto di riferimento ben preciso al quale rivolgersi. Centro di terzo livello, quindi due peculiarità fondamentalmente. Uno, la medicazione avanzata dell'area peristomale e stomale. Due, la riabilitazione del pavimento pelvico nel paziente con una stomia temporanea, al fine di riprendere la funzionalità del prima dell'intervento attraverso esercizi, attraverso tecniche riabilitative specifiche e particolari. Il nostro ruolo di infermieri stomaterapisti è quello di aiutare le persone stomizzate a riprendere la loro normale vita quotidiana, aiutandoli a reinserirsi nella società, con la famiglia e nel loro lavoro. Io sono stomizzato e grazie a questo centro dove mi sono rivolto e soprattutto agli enterostomisti e ai medici, sono seguito come fossi una seconda famiglia. Molto bene, allora abbiamo visto
il video sul centro e in qualche modo abbiamo anticipato il nostro terzo relatore, la dottoressa Fanny Guidolin, team leader degli enterostomisti, che in qualche modo è stata anche valorizzata, il cui lavoro è stato valorizzato dall'ultima intervista. Quindi questo rapporto umano dove oltre al paziente viene considerata proprio la persona e la sua vita fuori dall'ospedale. Dottoressa Fanny Guidolin, a lei la parola. Allora, innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità, la chiamo opportunità, la chiamo anche fortuna di poter far parte di questo gruppo, di questa equipe e soprattutto di poter essere affiancata io lo definisco il mio mentore, il dottor Santoro, grande persona, oltre che medico responsabile. E io prendo la parola, non so se il dottor Santoro voleva aggiungere qualcosa, quindi io vorrei subito iniziare con le mie slide perché mi sento anche un po' emozionata perché so che molti pazienti saranno in ascolto, sicuramente in diretta, e quindi mi sento molto con loro, ecco, in questo preciso istante, perché parlare di stomia significa parlare di un cambiamento davvero importante nella vita che non sempre si riesce ad accettare. Il cambiamento dell'immagine corporea è quello che principalmente preoccupa ed è quello su cui noi enterostomisti siamo obbligati un pochino a porre l'attenzione per aiutare già da subito, già da prima del confezionamento della stomia i nostri pazienti, perché si parla di confezionamento, questa parola che normalmente riguarda un confezionare cosa, un pacchetto, un regalo, qualcosa di bello, e invece è qualcosa che sconvolge. Quindi il nostro ruolo inizia ancora prima in realtà dell'intervento, con la spiegazione di quello che il paziente dovrà affrontare, con il mostrargli che cos'è un sacchettino, magari provare ad attaccarglielo anche sull'addome, e soprattutto con il disegnare, se è possibile ovviamente, se è un intervento in elezione e non in urgenza, il punto preciso dove potrà essere posizionato il sacchettino. Poi c'è questa parte di counseling, diciamo, che è preoperatoria e anche durante il percorso di ricovero e anche post-operatoria, in cui noi possiamo utilizzare delle tecniche particolari come può essere la medicina narrativa o il confronto con altri pazienti. Ci avvaliamo del supporto della psicologa nello specifico, ma anche del supporto delle associazioni. Infatti uno dei nostri compiti è fare proprio da trade union con le associazioni, e questo consente di motivare il paziente al cambiamento nella sua vita, ma anche alla ripresa veloce in mano, dico sempre io, della sua stessa vita come prima dell'intervento. Questo è un compito che si affronta per step. La nostra realtà consta di 6 ospedali, abbiamo visto ospedale UB Treviso, Caffoncello, ospedali SPOC, abbiamo Vittorio Veneto, Conegliano, Castelfranco Veneto, Monte Belluna e Oderzo, quale appendice diciamo di Treviso. In questa realtà noi ci dividiamo in 4, siamo 4 enterostomisti e copriamo, come avete visto, un bacino d'utenza di 1200 pazienti stomizzati su 3, diciamo, macro distretti: il distretto di Pieve, di Soligo, il distretto di Asolo e il distretto di Treviso. Grazie. Io vi ho portato questa slide importante, se volete, per usare un termine molto in voga, screenshottare questa slide, perché avete dei riferimenti telefonici. Abbiamo un numero di telefono per il centro di Treviso, un numero di telefono per Castelfranco e Monte Belluna, e poi abbiamo un numero di telefono per Conegliano e Vittorio Veneto. Io vorrei anche farvi i nomi dei responsabili dei diversi centri. Nello specifico la sottoscritta è per Castelfranco e Monte Belluna. Poi a Treviso e Oderzo abbiamo Elena Scarabellin e Gloria Dorigo,
e per Conegliano e Vittorio Veneto abbiamo Diana Rovere. Come si fa ad accedere? Si telefona per appuntamento una volta acquisita l'impegnativa dal medico di famiglia. Poi, quando ci si presenterà all'ambulatorio, la visita verrà regolarmente registrata allo sportello. Gli enterostomisti sono disposti e sempre molto disponibili ad aiutare il paziente in queste pratiche burocratiche che sono a volte un po' indaginose. Grazie, chiedo la collaborazione. Benissimo. Il medico di famiglia ha quindi il compito di redigere questa impegnativa. Noi come ULS2 abbiamo codificato due prestazioni ben specifiche. La medicazione avanzata semplice, quando c'è il controllo puro e semplice della stomia o delle complicanze stomali, della cute per esempio, peristomale, oppure questa impegnativa che è la peculiarità un po' del nostro centro, la rieducazione funzionale, che prevede un tempo di assistenza un po' più lungo, che è di un'ora rispetto alla mezz'ora della medicazione avanzata semplice, e prevede la valutazione del pavimento pelvico, l'eventuale riabilitazione, il counseling e vorrei anche aggiungere eventuali tecniche riabilitative come l'irrigazione attraverso la stomia, che richiede più tempo e quindi la inseriamo in questo tipo di prestazione. Ancora, il medico di famiglia ha la possibilità di richiedere una visita a domicilio, ovviamente qualora questa non sia differibile e soprattutto qualora il paziente non sia mobilizzabile. Ci può contattare direttamente, può contattare il centro stomie oppure inviare una richiesta via mail motivando l'impossibilità di mobilizzare il paziente e inviandoci una impegnativa in modo che si possa, come dire, registrare la prestazione in cui sia scritto, mi raccomando, controllo stomia a domicilio. Quindi in questo secondo e terzo livello noi quattro enterostomisti lavoriamo in rete, in realtà ci interscambiamo qualora ci fossero problemi di ferie, di malattia o anche semplicemente di aiuto e di consultazioni reciproche, ci possiamo scambiare negli ospedali, negli ambulatori, collaboriamo con tutti i medici specialisti, con le infermiere dei reparti, oltre che con altre figure come le dietiste, le fisioterapiste, i tecnici in radiologia. Corriamo abbastanza da un ospedale all'altro. Cosa prevede l'assistenza allo stomizzato? Molte cose in realtà che vi ho elencato in modo schematico in questa slide. Il controllo della stomia, della cute peristomale, anche durante la chemioterapia, che è un momento molto delicato per i pazienti in cui le complicanze, diciamo, generali, sistemiche possono presentarsi, ma anche nel distretto della stomia. Quindi dermatiti, arrossamenti, lesioni di altro tipo. Poi i consigli alimentari che forniamo in collaborazione con il servizio dietetico, eventuali lavaggi transanali o colici di pulizia, riabilitativi, perché i lavaggi hanno sempre una doppia funzione nel paziente, il counseling di supporto e ovviamente in casi complessi inviamo, consigliamo il paziente di essere supportato dalla figura della psicologa. Diamo ancora dei consigli comportamentali, che qualcuno potrebbe chiedersi cosa si intende per consigli comportamentali. Possono essere i consigli legati all'abbigliamento, allo sport, all'attività, diciamo, quotidiana in genere, altri consigli del movimento, consigli nella coppia, eccetera, eccetera. Riabilitazione del pavimento pelvico, pre-ricanalizzazione, pre-chiusura della ileostomia, quando possibile, ovviamente questo lo decide il chirurgo e anche lo decide un po' il destino rispetto al percorso oncologico, rispetto a tante altre variabili. La prevenzione della parocele, anche questo è una complicanza, la parocele, ovvero possiamo definirla ernia, insomma, parastomale per chi non avesse questa semplicità del termine,
è un altro dei nostri obiettivi per il paziente stomizzato. E poi, non da ultimo, la redazione del piano terapeutico protesico, cioè la prescrizione sostanzialmente dei sacchettini, delle placche, che redigiamo insieme al chirurgo. Questa è un'altra importante conquista per noi enterostomisti, quando fino a qualche anno fa essa veniva redatta solamente dal medico specialista. Adesso lavoriamo in sinergia. Per quanto riguarda invece la diagnosi strumentale prima della ricanalizzazione, che è sempre un pensiero fisso per il paziente, quando mi chiuderanno la stomia, quando mi ricanalizzeranno, a volte un pensiero che limita anche la vita sociale, lavorativa, perché si vive in funzione di questo evento, ecco, questa serie di esami, ovviamente non tutti, perché verranno comunque decisi in base al percorso, in base alle complicanze, ma dallo specialista, ma anche in collaborazione con noi enterostomisti, che seguendo il paziente per tutto il percorso fino alla chiusura, all'intervento, diciamo, di ricanalizzazione, possiamo suggerire rispetto a delle complicanze che possono presentarsi nel frattempo, o chiedere consiglio al nostro superiore medico specialista per uno di questi esami, che hanno dei paroloni, sono degli esami a volte un po' indaginosi, a volte un po' invasivi, ma sempre molto, molto, molto utili. La stomia temporanea prevede quindi una riabilitazione che inizia quando, dopo la conclusione del percorso, eventualmente ci fosse, oncologico. Quindi finché l'oncologo non stabilisce la fine delle cure oncologiche, noi non possiamo prendere in carico il paziente per fare la riabilitazione, o meglio per poi affidarlo ai chirurghi. E cosa prevede questa fase? Prevede una valutazione perineale complessa, molto completa anche. E soprattutto perché bisogna far prendere coscienza al paziente che la sua anatomia è letteralmente stravolta rispetto a prima, che non è che l'intervento chirurgico sistema le cose come un tagliacucci. Quindi useremo dei disegni, useremo lo specchio, dei modellini, a volte anche l'autopalpazione. Questo è un modellino che abbiamo in ambulatorio. E questa è una fase anche lunga che può prevedere più sedute. La seconda fase invece verte su modifiche comportamentali finalizzate proprio al futuro, alla futura insomma situazione senza la stomia, esercizi di vario tipo, tecniche di svuotamento, ma anche tecniche strumentali, siccome sono diverse, mi ci voleva un'oretta per parlarvene, quindi sono stata abbastanza sintetica. Come si riabilita? Beh, si fanno molte cose in realtà. Si fa anche una rieducazione volumetrica, per esempio in pazienti che non hanno più un'ampolla rettale. Si fanno delle simulazioni, si introducono delle pseudofeci, chiamiamole così, può essere dell'acqua addensata, ad esempio, e poi si sottopone il paziente a un'attività come per capire se riesce a trattenere quelle feci, quindi per capire se dopo la stomia avrà incontinenza, ad esempio, che è una delle complicanze che può presentarsi, o urgenza defecatoria o aumentata frequenza. Possiamo usare l'elettrostimolazione, possiamo avvalerci dei coni vaginali, di dilatazioni anali, a volte ci sono dei restringimenti conseguenti alla chirurgia e bisogna dilatare la parte anastomotica, si chiama così, oppure dare suggerimenti anche sul pannolino adeguato. A volte vediamo pazienti presentarsi con assorbenti molto grandi rispetto alle piccole perdite o viceversa, e quindi rivalutarlo progressivamente in più sedute. Io ho concluso, sono stata sintetica, ma spero di essere stata completa, e naturalmente se avete delle domande siamo qui a rispondere. Grazie mille. Grazie dottoressa Guidolin, e io ripasserei la parola al dottor Santoro per la seconda parte del suo intervento. Torniamo ad immergerci in quello che è il lavoro del centro di terzo livello e approfondiamo ulteriormente il tema delle stomie da un punto di vista sia chirurgico che poi appunto di tutto il percorso che il paziente deve affrontare.
Grazie Assessore. Volevo presentare ancora alcune slide per completare quanto dicevamo riguardo il percorso, la presa in carico. Volevo innanzitutto anche ricordare che il centro di terzo livello afferisce alla quarta chirurgia dell'ospedale di Treviso, diretta dal professor Giacomo Zanus. L'importanza di avere il aspettiamo il tecnico. Andiamo. Ce la facciamo sicuramente. Come in presentazione. Lì basta, faccio io. Eccoci qua. Ecco, questa è una slide che ci tenevo a presentare perché viene un po' a riassumere tutto il significato del centro. Anche usando un po' un gioco di parole, centro, e anche perché il paziente è al centro. Il paziente con costomia è dunque in un percorso, inserito in un percorso dove sono gli specialisti a ruotare attorno a lui. E dicevamo che sia prima della fase del preintervento, cioè quando il paziente dovrà avere l'astomia, sia invece successivamente, quando il paziente dovrà avere chiusa la sua astomia, c'è un team di persone che lavorano per prendere in carico il paziente, per cercare di fare quegli accertamenti diagnostici di cui si parlava prima, e dunque arrivare alla chirurgia, essendo sicuri che la chirurgia può essere realmente effettuata con una buona ripresa funzionale delle funzionalità intestinali o urinarie del paziente stesso. Quindi le varie figure sono i chirurghi, gli urologi, gli enterostomisti, i gastroenterologi, i fisioterapisti, i ginecologi e poi le due figure ugualmente estremamente importanti, lo psicologo da una parte, il nutrizionista, il dietista dall'altra. Volevo presentarvi le ultime mie due slide che riguardano le nuove linee di indirizzo regionale per la gestione dei pazienti adulti con colostomia, ilostomia e urostomia. Questa è una linea di indirizzo del DGR 2018. Bene, ci sono due modalità di erogazione dei presidi. Una prima forma di erogazione prevede la consegna a domicilio dei presidi. Una seconda possibilità di erogazione è la distribuzione diretta, cioè è il paziente che si reca nel centro, nei distretti, e lì viene a ritirare i suoi dispositivi. Quindi queste sono adesso le linee di indirizzo regionali riguardo alla distribuzione dei prodotti. Ripeto ancora una volta, da una parte la distribuzione domiciliare, per cui arriva direttamente a casa del paziente la quantità di presidi necessaria, oppure la seconda possibilità, la distribuzione diretta attraverso appunto il sistema sanitario, gli ospedali ed i presidi. Questa è la nostra esperienza relativa al 2019, quando abbiamo preso in carica i 700 pazienti istomizzati del solo distretto di Treviso. Vedete come la distribuzione è abbastanza equanime, per cui tra la consegna a domicilio e la distribuzione diretta c'è circa il 50%, quindi metà dei pazienti ha scelto che i presidi gli fossero portati a casa e un altro 50% che la consegna gli fosse effettuata mediante il loro ritiro diretto presso gli ambulatori dell'USL. Bene, con questa invece io ho finito e ricevo la parola all'assessore. Eccoci qua. Allora, grazie davvero al dottor Santoro, alla dottoressa Guidolin e alla presidente Trolise per il loro intervento e per aver chiarito così bene anche
quello che un paziente deve affrontare, senza dimenticare ovviamente che c'è la possibilità, la volontà da un lato di ritornare a una vita il più possibile normale, dall'altra la possibilità di farlo ovviamente guidati. Da quello che è emerso in maniera molto chiara è un lavoro di equipe con tanti specialisti, non ultimo anche il supporto dello psicologo, e quindi la possibilità davvero per la persona di essere seguita su tutti i fronti. Il paziente al centro, diceva giustamente il dottor Santoro. Io ricordo ai nostri spettatori, a chi ci segue sul canale YouTube del Comune di Treviso, che c'è la possibilità per chi vuole intervenire, stanno intervenendo devo dire, ma con dei saluti augurando una buona serata, però se ci sono delle domande ovviamente potete postarle lì direttamente nella chat e sarà mia cura leggerle ai relatori. Io qualche domanda mi viene spontanea, mi metto nei panni della persona e quindi diciamo che le prime che mi vengono sono proprio per la presidente dell'associazione, no? Mi incuriosisce un po' perché poi ce l'abbiamo oggi nell'altro incontro, abbiamo affrontato maggiormente la parte diciamo così clinica e sanitaria, ma avendo oggi l'opportunità di avere lei, avevamo citato già al primo incontro che c'era il supporto di associazioni che si occupano proprio di seguire la persona, vorrei capire un po' con lei qual è il beneficio, quindi a cosa serve l'auto mutuo aiuto e dov'è quindi la forza di un'associazione dove le persone condividono la stessa problematica e quindi probabilmente riescono in qualche modo a vestire maggiormente i panni di chi poi ha bisogno d'aiuto e di supporto. Certo, l'auto mutuo aiuto che noi cerchiamo di mettere in campo e stiamo cercando di metterlo in campo in tutte le province del Veneto, funziona molto bene con la nostra associazione di Castelfranco, funziona molto bene con Treviso, sta funzionando bene anche con Padova. Questo sistema di ritrovarci tutti insieme a discutere delle nostre problematiche è una cosa che si autoregola fra le persone, se di base c'è comunque un rispetto comune nell'ascolto di ciascun partecipante a questa iniziativa che mettiamo in campo. Molte volte lo facciamo con lo psicologo, ma viene inserito solo nelle necessità più importanti. Cerchiamo proprio invece di mettere un facilitatore, mettiamolo così, un facilitatore che dà il là alla discussione in modo che le persone possano cominciare a raccontare di sé se lo vogliono, senza nessuna pressione, senza nessuna dimmi cosa ti è successo, ma semplicemente raccontare. Ascoltandoci uno con l'altro capiamo delle cose fondamentali. Primo, non sei l'unico che ha quel problema, ce ne sono tanti che lo condividono con te in questo momento. Qualcuno dà dei suggerimenti e l'altro dice, ma sai, non ci avevo pensato a questa cosa. E quindi nasce quel gruppo che diventa poi anche molto affiatato fra di loro. E il facilitatore a un certo punto si toglie e il gruppo parte, proprio parte, e comincia la discussione, io mi trovo così, il sacchetto io lo utilizzo così. Insomma, è una cosa che è anche bella da vedere, perché quando ti metti a guardarli, dà un'impressione proprio di un gruppo che si coordina. Grazie, Presidente. Io approfitto e leggo una domanda che è arrivata direttamente in chat dal signor Pavan, che chiede: per le persone stomizzate esiste un percorso di supporto psicologico regolare gestito in collaborazione con il personale enterostomista al fine di offrire un supporto d'equipe alla persona? E ringrazio anticipatamente per la risposta. Sì. Allora, in realtà, sono sincera, in realtà strutturato il percorso di aiuto non è previsto in reparto, è nei nostri obiettivi, anzi ci stiamo battendo per questo e grazie anche alle associazioni che ci danno una mano in questo,
Per il momento lo psicologo è o volontario o, nel caso specifico del Caponcello, presente al centro a chiamata, diciamo. Il nostro obiettivo sarebbe quello di arrivare al letto del paziente con la figura dello psicologo e magari addirittura prima dell'intervento, quando si deve decidere, quando è possibile ovviamente, insieme, o alla, quando si deve dire la diagnosi, ad esempio, quando si deve dire che il paziente avrà un sacchettino. Ecco, questo è uno degli obiettivi. Noi ci facciamo forza dell'associazione regionale affinché possa istituirsi questa figura regolamentata. Sì, se posso aggiungere, Assessore, quindi la figura dello psicologo viene di volta in volta richiesta dagli stessi specialisti o tramite anche quello che ci viene richiesto dagli enterostomisti, e questo funziona anche molto bene perché nel centro, e quindi questa equipe multidisciplinare, c'è una funzione di coordinamento di una responsabile infermieristica, era presente l'altra volta la dottoressa Rita Chan, che quindi ha proprio questa funzione di coordinare tutta questa attività, che è importante perché ci sono appunto tanti pazienti, tanti specialisti che ruotano, e quindi la figura di un coordinatore, anche qui siamo avanti perché siamo i primi in Italia che hanno anche previsto questa funzione del case manager per questo tipo di centro, è assolutamente fondamentale. Quindi, ad esempio, lo psicologo, nei casi in questione, di volta in volta, se è necessario, viene coordinato dal coordinatore. Grazie, vi ringrazio. Devo dire che in qualche modo la domanda di chi ci ha seguito e ci sta seguendo conferma questo tipo di necessità, quindi un bisogno del paziente, che quindi in qualche modo rafforza quella che è l'azione in prospettiva, quindi speriamo possa diventare regolare e strutturale. Dall'altra parte arriva un altro intervento in chat della signora Lyon, che dice: speriamo che possano ripartire presto i gruppi per i pazienti. Quindi anche qui in qualche modo diamo il valore proprio dell'attività di gruppo. Io vorrei anche chiedere a questo punto alla Presidente quali tipo di problematiche possono essere risolte dal gruppo, e anche se il matching, il contatto quindi del paziente, mi pare di aver capito dagli interventi precedenti, avviene direttamente già in reparto, quindi nel momento in cui la persona accede e poi inizia il percorso, l'associazione è lì, c'è, lavora in qualche modo fianco a fianco con la parte medica e sanitaria. Però vorrei avere una conferma in modo che lo chiariamo bene anche a chi ci segue, grazie. Succede proprio così. L'associazione si organizza per creare queste riunioni di mutuo aiuto, che possono essere mensili, quindicinali, a seconda della provincia dove si svolge. Cerchiamo per la maggior parte del tempo di risolverli tra di noi i problemi, perché ci vuole la volontà di mettersi in discussione ognuno di noi, quindi non tutti, ci sono persone all'interno del gruppo che ascoltano, valutano una, due volte, poi emergono e raccontano la loro storia. Alla fine di ogni mutuo aiuto, cosa facciamo? Ci diciamo: ma abbiamo risolto questo problema, ci siamo, o abbiamo sviscerato tutto quello che volevamo dirci oggi? Se qualcuno volontariamente dice sì, l'abbiamo fatto, oppure no, bene, valutiamo insieme, ma se lo vogliamo insieme, di far intervenire lo psicologo. E quindi l'appuntamento successivo avviene con queste modalità. Chiamiamolo psicologo e facciamo esponiamo la problematica che non è stata risolta fra di noi. Ecco, io volevo dire questo, che l'ospedale ha firmato una convenzione di 4 anni con l'associazione, per cui noi abbiamo stabilito nel nostro organigramma che una volta a settimana un ambulatorio del centro prevede proprio la presenza degli associati,
che vengono ad incontrare i pazienti. Quindi il paziente nel centro incontra per la prima volta le associazioni dei pazienti. E poi di lì è chiaro che il paziente sceglie se è qualcosa che gli interessa, che vuole portare avanti, oppure diciamo intanto fa esperienza di cosa significa e poi quando ne avrà la necessità si riferirà alle associazioni stesse. Quindi incontri settimanali presso il centro da parte delle associazioni con i pazienti che lo richiedono. Molto bene, grazie. Io approfitterei, partendo dalla riflessione del signor Pavan che aveva scritto in chat, per chiedere invece alla dottoressa Guidolin, accanto appunto al supporto psicologico, vorrei capire invece la riabilitazione. C'è, come dire, uno standard, e quindi più o meno quante sedute di riabilitazione sono poi necessarie dopo l'intervento? Sì, allora la riabilitazione in realtà è un percorso che viene costruito ad personam, perché le variabili sono davvero tante. Innanzitutto l'entità dell'intervento chirurgico fa la differenza, come la fa la lunghezza temporale del percorso oncologico, ma anche il livello della resezione intestinale. E aggiungo ancora, ci sono degli ostacoli muscoloscheletrici anche obiettivi in certi pazienti anziani, protesi d'anca o al ginocchio, altre difficoltà, diciamo, di mobilizzazione. E infine l'accettazione della stomia, perché se un paziente non accetta la stomia e, come dire, entra in una fase di depressione che quindi può sconvolgere tutta la sua esistenza, magari si accelerano un pochettino i tempi, anche a discapito della ripresa funzionale. E quindi questo è per dire che sarà sempre un percorso costruito su misura. Grazie, dottoressa Guidolin, la ringrazio molto. A proposito di tempi, io vorrei capire, dottor Santoro, i tempi per la ricanalizzazione invece da che cosa dipendono? Allora, i tempi per la ricanalizzazione dipendono dal tipo di intervento che è stato eseguito, perché la stomia, come diciamo prima, può dipendere da vari motivi. Se un paziente è oncologico, dovrà ricevere delle cure, delle chemioterapie, delle radioterapie, e lì è chiaro che il tempo si prolunga, perché diamo assoluta priorità alla esecuzione delle terapie oncologiche. Quindi può andare da 6 mesi anche a 1 anno per il paziente oncologico la ricanalizzazione, cioè il ripristino della normale funzione. Cioè viene tolto il sacchetto, viene tolta la stomia e ricostituita la normale condizione anatomica. Invece dei pazienti che hanno avuto interventi per patologia benigna oppure per traumi o per altri motivi, in questi casi invece la stomia può essere tenuta per un breve tempo, 1 anche 2 mesi, e dopo si può provvedere alla ricanalizzazione. Molto chiaro, molto bene, grazie dottor Santoro. Io vorrei chiarire anche un'altra cosa, perché l'avevamo fatto l'altra volta, ma credo che sia una domanda che spesso ci si pone. Se sono una persona che vive in un altro territorio, quindi afferisce ad un'altra ULS, posso accedere a questo centro? Allora rispondo io, la risposta è sì, tutti i pazienti di qualsiasi ULS, di qualsiasi regione, di qualsiasi territorio possono accedere regolarmente purché abbiano a disposizione l'impegnativa rilasciata regolarmente dal loro medico di famiglia e quindi viene registrata come una comunissima visita chirurgica o ambulatoriale, insomma, quindi la risposta è sì. Grazie dottoressa. Allora, io non vedo in chat altre domande al momento, però sapete che avete la possibilità di farle. È scoccata l'ora, siamo precisissimi anche questa volta, dottor Santoro. Credo che sia importante magari ricordare, infatti ringrazio il tecnico che ci sta supportando, ricordare le modalità di accesso al centro. Quindi gentilmente abbiamo rimesso la slide della dottoressa Guidolin con i numeri di riferimento
collegamento per accedere ai tre centri, Treviso Oderzo, ovviamente che insistono nell'ULS numero 2, Treviso Oderzo, Castelfranco, Montebelluna e Conegliano, se non vado errato e non vedo più la slide, e quindi potete prendere nota. E poi invece vorrei chiedere alla Presidente se può ricordare come contattare invece l'associazione di riferimento. Poniamo che non ci siano i numeri o che sia una scelta postuma e quindi che si voglia iniziare il percorso di affiancamento con l'associazione adesso. Se può ricordarlo, la ringrazio. Assolutamente. Il primo contatto, proprio grazie a questa sinergia che cerchiamo di fare con gli ambulatori degli enterostomisti, e sono attraverso questi ambulatori che noi riusciamo ad avere il primo contatto con i pazienti. E questo ci permette di conoscerli e di poter iniziare un rapporto di collaborazione. Un'altra cosa che nel tempo vorremmo fare, ci vorrà un po' di tempo, sarà quello di essere presenti anche, se sarà possibile, negli ambulatori dei medici di base. Qui ho inserito i numeri di telefono e le mail di tutte le nostre associazioni, della sede di Longarone, di Castelfranco Veneto, purtroppo non ho inserito il numero, mi sono accorta adesso che non c'è, l'Aisnegral, l'Apis di Padova, Rovigo e tutte le altre associazioni che fanno capo all'Aisne. Quindi il primo contatto assolutamente è con l'ambulatorio dell'enterostomista, con l'ambulatorio dell'incontinenza e dopodiché comincia tutto il percorso di conoscenza, di inclusione di questo paziente, facendo conoscere anche gli altri pazienti, perché facciamo anche molte attività ludiche proprio per confrontarci, per dimostrare a noi stessi e a tutti che non ci sono barriere mentali quando sei incontinente ostomizzato. Puoi fare delle cose, le scalate in montagna, le gite, faremo presto una bellissima camminata sul Sile a settembre, al quale siete tutti invitati, e parleremo di incontinenza e stomia anche in questa attività. Grazie Presidente. Allora, non vedo altre domande in chat. Noi abbiamo rispettato i tempi. Io ricordo che questo era il secondo e ultimo appuntamento di questa campagna di sensibilizzazione che come ente pubblico abbiamo voluto fare accanto all'azienda sociosanitaria, perché tanta parte della salute si cura non all'interno degli ospedali, ma all'esterno, conoscendo, prevenendo e soprattutto nel momento in cui c'è un disagio o c'è un qualche sospetto che qualcosa non funziona, ecco, prendere il toro per le corna, rivolgersi al medico di medicina generale, come è stato detto, non provare vergogna, soprattutto quando parliamo di temi come questo, che magari entrano un po' più nell'intimità della persona, e invece affidarsi con fiducia ai professionisti che, come avete visto, vedono le persone oltre il paziente. Questo era il secondo appuntamento, ma voglio ricordare, secondo e ultimo, ma restano accessibili online, quindi resta la registrazione, consultabile in qualunque momento sul canale YouTube del Comune di Treviso. Sarà nostra cura promuoverla anche il mese prossimo, quando ci sarà la giornata dedicata proprio alla sensibilizzazione sull'incontinenza e le stomie, ma lo dico a tutti, siccome è anche un manuale pronto all'uso con numeri e riferimenti che possono dare indicazioni utili, ecco, invito chi ci ha seguito a poter consultare queste puntate per avere qualche informazione in più in modo utile e in modo anche molto pratico. Io ringrazio davvero l'azienda sociosanitaria con cui collaboriamo a strettissimo una strettissima collaborazione nonostante la pandemia. L'attenzione è alta e continua ad esserlo anche non solo sul Covid, ma su tutte, sulla cura delle persone, sul benessere dei nostri cittadini. Quindi ringrazio il dottor Santoro, ringrazio tutta l'equipe, oggi la dottoressa Guidolin, però ringrazio anche la dottoressa Ciancine che è venuta la volta scorsa invece per parlare di incontinenze, e ovviamente i rappresentanti del volontariato che
sono un supporto fondamentale per noi che ci occupiamo di sociosanitario, perché sono il trade union perfetto proprio con i cittadini. Ringrazio ovviamente il team del Comune di Treviso che ci ha consentito questa diretta e tutti quanti ci hanno seguiti. Vedo che cominciano a salutare anche in chat. Io vi ringrazio e auguro a tutti una buona serata.